Gloria. La liturgia di questa domenica ci mette di fronte alla questione della gloria, dell'onore. E noi ci domandiamo, ma cos'è la gloria e come si ottiene? Nel nostro modo normale di pensare, uno ottiene fama, gloria, onore perché si distingue per qualche azione speciale, per cui viene glorificato, ottiene riconoscimento. E in fondo tutti noi cerchiamo gloria, nel senso di avere successo in qualcosa, di essere riconosciuti per quello che facciamo. Cerchiamo la gloria, aspiriamo alla gloria, cioè ad essere visti. Noi tutti vogliamo essere visti, vogliamo essere considerati, apprezzati. E non è sbagliato, ma il Vangelo ci dice oggi che è troppo poco. Giovanni 5:44, un altro testo, in un altro testo Gesù dice: voi prendete gloria gli uni dagli altri. E Gesù ci dice che c'è un di più a cui possiamo tutti aspirare. Ed è in questo Vangelo di questa domenica che ci dice che c'è la gloria del seme che porta frutto. Gesù dice che la strada per essere davvero glorificati passa per una morte. E ci fa un esempio bellissimo, molto calzante, perfetto, l'esempio del seme. Il seme, morendo, accettando di sparire, di disfarsi, di consegnarsi alla terra, così il seme vive, vive davvero e si moltiplica. Muore, ma in realtà produce più vita, dà frutto, dà pane e quindi nutre anche gli altri. Allora chiediamo in questa domenica che la nostra gloria possa essere quella vera, quella che ci indica il Vangelo. È la gloria di chi si offre ogni giorno, di chi non trattiene la vita per sé, magari con una bella cella frigorifera dove nessuno gliela toglie, ma certamente non produce di più. La gloria di chi porta frutto e si lascia anche mangiare. La gloria di chi si consegna, ma non per un eroico spirito di sacrificio, ma per un amore gioioso e autentico. Ecco, così possiamo vivere davvero e avere la gloria vera.